benvenuti a tutti i presenti all'amministrazione comunale, al Don Luca, e il momento è un momento dei più gravi, dei più terribili a livello nostro, mondiale, e la mia ispirazione è quella che in questo momento, quando la gente viene a vedere i presepi, abbia quella mezz'ora di serenità. Questo è che mi auguro, e lo spirito di quest'anno è proprio questo: dare un momento di serenità nel visionare i presepi, nel non pensare a tutte le brutture che abbiamo in giro e che ognuno di noi, più o meno rimarcato, ci rende l'animo angusto e diciamo poco disponibile alla serenità. Questo è tutto il mio discorso. Faccio i ringraziamenti, ovviamente. Ringrazio, ho fatto un certo ordine, non per importanza, ma per comodità mia. All'amministrazione comunale, sempre disponibile, alla parrocchia pure per la disponibilità, in questo caso rappresentato dal Don Luca, perché il parco sta dicendo messa a Trecella. Alla Provoco, alla banda, a Cesare Belloni, che di solito è un collezionista della roba di Natale e si rende disponibile nel darci il materiale, non da penultimo i presepisti, ovviamente, che senza di loro non potremmo fare nulla, ovviamente, e questo è il loro momento di gloria, ma non per così una cosa effimera, per dimostrare quanto sono bravi nel fare le cose. La racconto un po' lunga per i presepisti, perché è il loro momento questo di esporre la loro abilità e la loro passione, che dura tutto l'anno ed espongono per poco tempo, e poi per dare forza a qualcuno magari che incominci anche loro a far presepio, perché l'età incomincia a soccombere anche per i presepisti. Poi ringrazio tutti i collaboratori della Cardinal Peregrosso, che si rendono sempre disponibili per qualsiasi evenienza, e io in ogni occasione ringrazio appunto loro, che di solito non vedete mai perché mi presento solo io, no? E faccio bella figura, e quindi è giusto che vengano ringraziati. A questo punto vi auguro buon Natale, felici feste a tutti voi e alle vostre famiglie. Adesso passo la parola a Manuela, che è uno degli assessori del comune, insieme a lei, un altro assessore ovviamente, e l'altro assessore che l'ha nascosto, che è arrivato adesso. Allora, innanzitutto la mostra del presepio oramai apre ufficialmente il periodo natalizio del paese. È una mostra molto suggestiva, ogni anno sempre più bella. Io vorrei che la vedessero tanto i bambini per riscoprire la magia del Natale, che è andata un po' perdendosi in questi ultimi anni. Il Natale invece fa riscoprire proprio l'attesa, la magia, il tutto del Natale. I miei complimenti vanno senza dubbio a questi artisti che creano queste opere, perché artisti sono. Io, che ho un po' di pratica con i lavoretti, non sarei assolutamente in grado di fare le meraviglie che abbiamo visto qui. Quindi vanno i miei complimenti a tutti loro, e un ringraziamento per la dedizione con cui creano queste opere. Oltre un ringraziamento doveroso a Stefano, che ogni anno si dedica anima e cuore a tutto questo, e un ringraziamento anche alla banda, che sottolinea come sempre i momenti salienti della vita del paese. Grazie a tutti e auguri. Ringrazio anche io tantissimo Stefano, il Cardinal Peregrosso e tutti i presepisti. Grazie per questa apertura ufficiale delle feste. Il calendario quest'anno è ricco, ma senza l'inaugurazione della mostra dei presepi non potrebbe cominciare tutto il nostro Natale pozzuolese. Quindi grazie a tutti i presenti. Portate tutti quanti a visitare questa mostra, spargete la voce, perché è un momento importante e bello. Grazie. E adesso l'apertura ufficiale. Ecco, io vado di corsa, non mi fermerò qua, mi piacerebbe, ma ho la messa
da celebrare, vorrei ricordare che in questo tempo in cui la secolarizzazione si è abbastanza impadronita della cultura, il presepe rimane forse un po' in ombra rispetto ad altri segni del Natale, come l'albero piuttosto che Babbo Natale. Nel tempo della comunicazione, però, il presepe rimane una narrazione visiva che mantiene il suo fascino e mantiene anche una immediatezza che magari le parole invece non riescono ad esprimere. Una persona guarda il presepe e ha davanti a sé, attraverso una comunicazione visiva, quello che è il mistero del Natale. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, benedici noi e l'opera delle nostre mani e l'opera delle mani di questi presepisti, il loro impegno. Fa che, riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità per Cristo nostro Signore. Amen. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su questi presepi, vi rimanda sempre. Amen. Grazie per l'invito. Benissimo, la mostra è aperta, ovviamente.